che si possa risolvere. Motivi urgenti di famiglia per cui ho dovuto recarmi a Roma, ho abbandonato il tavolo, tutto. Non ha partecipato al tavolo tecnico in programma questa mattina per problemi familiari. L'incontro è stato così rinviato, ma a distanza di qualche ora dalla richiesta di intervento dei nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma per fare piena chiarezza su ciò che accade al Cardarelli di Campobasso, il commissario ad acta della sanità molisana, Angelo Giustini, motiva cosa lo ha spinto a richiedere l'intervento dei NAS. Sono troppe le cose che non tornano, ecco, come capito, tutto qua. E fare un po' il punto della situazione concretamente, oltre a quello che mi arriva sul tavolo a 360 gradi. Nulla contro nessuno, però vista la situazione che arriva a 360 gradi, da più non posso, da qualunque parte, cittadini, non c'entra, da qualunque, tutto quello che arriva chiaramente, sulla mia scrivania io ho il dovere, oltre che rappresentarlo, ma anche no, di provvedere. Giustini ha scritto al Comando Carabinieri NAS di Campobasso e per conoscenza al Ministro Speranza, al Vice Sileri, al DG del Ministero della Salute Urbani e a tutti i protagonisti della sanità molisana, Florenzano, Scafarto, Gallo. Nella missiva Giustini chiede di intraprendere una collaborazione per verificare, si legge, se presso gli ospedali siano garantiti i servizi sanitari essenziali, sia a tutela dei pazienti Covid che no Covid. Lettera finita anche sulla scrivania del sindaco di Campobasso, che con due note lo aveva sollecitato a fare chiarezza sulla situazione del Cardarelli. Voglio precisare tuttavia che la mia richiesta, che ho anche reiterato più volte, di cui il commissario ha fatto cenno, è quella di inviare gli ispettori ministeriali che in qualche modo debbano verificare l'organizzazione sanitaria. Questo specifichiamolo, al di là di questioni politiche che non ci interessano in questo momento, ma è a tutela totale della salute, della garanzia del diritto alla salute, soprattutto dei degenti e di coloro che operano presso l'ospedale Cardarelli, perché chiaramente devono essere messi nelle condizioni tutti gli operatori, dai medici agli operatori sanitari, di poter operare in totale sicurezza per loro e ovviamente in totale sicurezza per coloro che sono ospitati. Dunque Gravina ha chiesto l'intervento degli ispettori ministeriali, posizione che Giustini condivide. Questo lo devo fare di concerto con i ministeri. Infine Toma, il presidente della regione, si dice sbalordito perché, così facendo, spiega, Giustini non fa altro che autodelegittimarsi. I NAS, infatti, aggiunge Toma, non dovrebbero fare altro che controllare l'operato dello stesso Giustini.